Grazie, buonasera a tutti. Sì, come diceva Rita, in effetti diciamo che abbiamo due procedimenti in corso che ci creano qualche grattacapo, anche se mi ritengo comunque molto più fortunato di altri colleghi citati nei rapporti che ci manda abitualmente Alberto di Ossigeno Informazione. Fortunatamente noi non siamo, come altri nostri colleghi, minacciati dalla Camorra, dall'Andrangheta, come Giovanni Tizian, Roberto Saviano ed altri. Almeno fino a questo momento non c'è ancora sparato nessuno e siamo tutti bene da questo punto di vista. Stiamo un po' meno bene per il fatto che, per usare un'espressione di Patrizia Moretti, siamo mitragliati dalle querele di questa PM che, per ragioni che non è facile comprendere, insomma, almeno dal mio punto di vista, ogni volta noi diamo voce a Patrizia Moretti, che peraltro dice cose che sono riprese nelle sentenze che hanno condannato i poliziotti che hanno causato la morte del figlio. E ogni volta che noi appunto diamo voce a Patrizia Moretti, immancabilmente dopo pochi giorni arriva la querela della PM Guerra. E, di fronte, ecco, a questo continuo mitragliarci di querele, sempre per usare un'espressione di Patrizia, si può reagire in vari modi. Noi fortunatamente abbiamo un editore solido alle spalle, siamo andati avanti scrivendo sempre e comunque tutto quello che dovevamo scrivere. Ecco, mi chiedo però, me lo sono chiesto anche durante le prime udienze che ci sono state di questo processo che si svolge a Mantova, perché il nostro giornale viene stampato in quella città. Ecco, mi sono chiesto come mi sarei comportato se fossi, non so, un giornalista alle prime armi, se il mio editore non fosse un editore importante, ma magari una cooperativa o un piccolo editore con scarse disponibilità economiche. Ecco, il fatto di trovarsi di fronte a una richiesta di risarcimento che, per quanto riguarda la parte civile, che prima o poi spero si discuterà al Tribunale di Ancona, è appunto di 1,5 milioni di euro, ma ci sono anche i 300.000 euro che ci chiede come danni nella parte penale, quindi in tutto fa 1,8 milioni euro, che sono una discreta somma. La guerra ci contesta praticamente tutto, cioè in ogni articolo, dalla prima all'ultima virgola, in ogni articolo che noi scriviamo, ecco, su questo caso, lei ritiene di essere diffamata, ritiene che ci sia una violenza da parte nostra nei confronti suoi per denigrarla, ecco, per presentarla all'opinione pubblica come un incapace, comunque una persona che ha delle gravi responsabilità. Tutto questo succede sempre solo nei confronti del nostro giornale, mentre, come voi sapete, del caso Aldrovandi, insomma, giornali locali e nazionali, televisioni, è stato fatto un film, insomma, e tutti più o meno abbiamo scritto le stesse cose, perché, insomma, la verità, se Dio vuole, è anche arrivata una sentenza definitiva qualche giorno fa, e quindi sappiamo com'è andata e sappiamo chi sono i responsabili e perché è morto Federico. Questo accanimento della PM Guerra nei nostri confronti non so da cosa sia dovuto, non so se sia un problema personale o altro. Certo, non possiamo dimenticarci che la PM Guerra ha avuto dei problemi con il figlio, problemi di droga, noi l'abbiamo scritto, in qualche modo c'erano arrivati segnali all'epoca che ci hanno fatto capire, insomma, che se avessimo scritto avremmo poi avuto qualche problema, poi altro che qualche problema, però, insomma, ecco, io ritengo che un giornale debba fare il giornale, cioè debba dare delle informazioni. Io per questo non mi sento assolutamente un eroe, non mi sento una vittima. Quando un giornalista accetta di fare il direttore di un giornale, Concita lo sa perché ha diretto l'Unità per alcuni anni, sa che deve mettere in conto querele sia per quello che scrive lui che per quello che scrivono gli altri, per omesso controllo, per carità. Non c'è nulla di drammatico in tutto questo. Ecco, mi sembra pericoloso invece, ecco, l'atteggiamento di una persona, soprattutto se è un rappresentante dello Stato, di un organo importante come la Procura, e se cerca, ecco, con le sue querele di mettere a tacere un giornale, ma soprattutto anche una madre che racconta delle verità. Ecco, poi sono verità scomode probabilmente per lei, però, insomma, sono verità. È arrivata anche una sentenza, come dicevo prima, definitiva.
E quindi insomma ecco, è veramente abbastanza così insomma diciamo dico singolare, ecco, per non dire di peggio, ecco, questo atteggiamento. E, sì, cioè, purtroppo, come diceva Rita prima, non è l'unico caso, diciamo così, di pressione, di raffica di querele che prendiamo su un altro caso veramente molto molto grave, quello del fallimento della Coop Costruttori. Dico cose che sicuramente sapete già, però è una vicenda che ha causato morti di crepacuore, malattie, ha rovinato tantissime famiglie. È una vicenda per la quale la Procura ha chiesto per l'ex presidente Giovanni Donigaglia, che è quello che ci ha citato un giudizio chiedendo appunto una cifra anche lui molto alta, ha chiesto 14 anni per bancarotta fraudolenta e altri reati. Anche lui però da noi vuole i soldi, insomma, anche lui si sente diffamato, anche lui ci contesta 30 articoli che sono usciti riprendendo varie parti del processo, e anche lui appunto si sente vittima della nostra violenza fatta con la penna e con le parole. Noi abbiamo sempre continuato a seguire la vicenda Coop Costruttori, continueremo a farlo, continueremo naturalmente a scrivere di Aldrovandi come abbiamo sempre fatto. Ecco, ripeto, mi chiedo però ecco, se sia giusto che una persona che ricopre un ruolo così importante come un sostituto procuratore, se sia giusto ecco, che una persona usi quest'arma per cercare di mettere a tacere delle voci che raccontano delle verità. Io credo di no, però insomma vedremo gli appuntamenti che abbiamo prossimamente, se il legale della dottoressa Guerra si degnerà di venire all'udienza fissata per ottobre a Mantova, abbiamo la prima puntata del processo penale che è stato rinviato in precedenza appunto perché il professor Flora, che difende la PM Guerra, era impegnato per una sicuramente più importante lezione all'Università di Firenze, e quindi avremo la prima puntata del processo penale, mentre il civile si svolgerà qualche giorno dopo ad Ancona. Io mi auguro che i magistrati che debbono giudicare un altro magistrato, ne sono sicuro, saranno sicuramente molto, molto equilibrati e molto sereni nel fare questo. Resta il fatto ecco, che per noi è comunque un peso insomma, che ci portiamo avanti ogni giorno, perché ogni volta insomma, ecco, che c'è una puntata della vicenda Aldrovandi che c'è di mezzo alla guerra, sappiamo benissimo che poi arriva l'immancabile querela che non manca mai.